Corteo dei ragazzi si è concluso nell'aula consiliare, dove gli stessi sono stati ricevuti dal Presidente del Consiglio, Rosina Garofalo, e dal Vice Sindaco della città, Mimmo Lione. Entrambe per dare sostegno ai giovani e alla loro protesta, schierandosi apertamente contro il decreto Gelmini, chiedendo oltremodo agli studenti un gesto di maturità, invitandoli quindi a collaborare per evitare il ripetersi di atti vandalici nelle scuole. Quando una persona parla, chiunque sia, anche se è stata invitata, quindi si parte dal presupposto che a qualcuno interessa quello che l'altro dice. Allora, dicevo che i scioperi sono una cosa importante perché in questo momento rivendicano un diritto molto importante. Sono sempre stata a favore dei giovani e non solo perché sono stata giovane anch'io, ma perché ritengo che siate una forza importante della società. La legge Gelmini è una legge ingiusta perché abbassa il livello della qualità. Abbassando il livello della qualità di ognuno di noi, anche di noi che abbiamo già avuto un'esperienza scolastica, la società si può dividere. Ma il diritto della Gelmini, il governo Berlusconi sta cercando di manomettere insieme ad altri diritti che sta cercando di manomettere, ma concentriamoci su quello della scuola, cioè anche quello dell'università. L'università non è più a numero, non è più libera, bisognerebbe cambiare anche la parola, non si dovrebbe più parlare di facoltà. La soluzione sinceramente sono dalla vostra parte e mi fa piacere che siate in tanti, probabilmente più numerosi non avrebbe guardato da voi. Vi ringrazio. Sono stato invitato dai vostri rappresentanti per intervenire a questa giornata di protesta che pare che sia non solo che riguarda la nostra comunità ma riguarda nell'intera Italia per questo sciopero contro il ministro Gelmini e il governo che più o meno è sotto gli occhi di tutti quali sono state le motivazioni che hanno spinto il mondo della scuola, il mondo della scuola in questo caso e gli alunni che sono di supporto a questa iniziativa per protestare contro questo, contro una politica che il governo Berlusconi in questo caso sta attuando proprio nei confronti del mondo scolastico. A mio avviso il nostro intervento, più che altro da amministratore di questa città, è un intervento che vuole essere a supporto di questa iniziativa, anche perché i continui tagli e le politiche attuate da questo governo
sicuramente non sono da collegare a quelle che sono le responsabilità di un comune, di una provincia e di una regione. Sicuramente il pensiero mio personale della nostra amministrazione, tra l'altro vi chiedo solo un attimo di tolleranza, anche perché successivamente abbiamo anche degli altri appuntamenti, quindi ancora più importante, però il mio contributo ci vuole essere, anche perché siamo molto vicini agli alunni e specialmente in questo momento alla comunità scolastica, anche per una serie di avvenimenti che in questi giorni sono accaduti e che da qui a breve vorrei anche intervenire su questo. Quindi io dicevo prima che da amministratore di un comune, anche se le responsabilità, come ho detto prima, non sono né del comune, né della provincia, né della regione, ma sono degli atti che il governo nazionale ha fatto, però da amministratori di un comune, tra l'altro del sud, e sappiamo che sicuramente la nostra contestazione più rilevante in questo momento è che proprio queste politiche del governo che ha attuato vanno a mortificare quelle che sono le amministrazioni, specialmente nel sud Italia. Quindi il nostro sostegno principalmente è che condividiamo in toto quelle che sono specialmente le misure, i tagli che il governo innanzitutto ha attuato nei confronti del mondo scolastico, anche perché la scuola, lo abbiamo detto in più occasioni, è di una estrema e fondamentale importanza, perché la scuola sta alla base, anche vedo che la maggior parte degli alunni sono del liceo, a cui in realtà abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione che i prezzi scolastici in questi giorni sono preda di altri vandali. Questo che cosa significa? Anche se il liceo non è di competenza, non sono quegli istituti che rientrano nella competenza del nostro comune, però sono degli eventi che destano una forte preoccupazione nella comunità, perché non è solo un evento che è circoscritto al liceo, ma tutti questi scolastici sono stati colpiti da questi eventi. Io vorrei che nella discussione, sicuramente gli alunni, voi studenti siete sicuramente a conoscenza di questi eventi, vorrei che un esame di coscienza, di iniziare da noi, principalmente dovessero tutti quanti noi per cercare di capire e per cercare di essere uniti su queste situazioni che innanzitutto erano quella che è l'immagine del nostro comune. Noi come amministrazione comunale, e lo ripeto in più interventi, abbiamo avuto, sin dal momento che noi ci siamo insediati, abbiamo avuto come priorità quello di cercare di stare vicino al mondo della scuola, perché riconosciamo la grande importanza che la scuola deve avere e che ha in una comunità. Quindi abbiamo investito sia dal punto di vista infrastrutturale, perché abbiamo cercato di dare ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, ai nostri figli delle strutture che dovevano essere efficienti. Io ricordo lo scorso anno, prima della chiusura dell'anno scolastico, le battaglie che insieme abbiamo fatto proprio ai ragazzi del liceo per la palestra, perché abbiamo cercato di essere il punto di riferimento, perché tra l'altro abbiamo la responsabilità di essere amministratori di questo comune, quindi di stare vicino a voi studenti per cercare di risolvere queste problematiche. Però nel momento in cui sicuramente non sono state ancora risolte, sicuramente ci sono ancora delle competenze che devono essere stabilite, degli atti che devono essere completati, però
a volte specialmente in questo momento in cui questi atti che accadono nella nostra comunità ci deve far fare a tutti insieme un esame di coscienza per stare tutti vicini, perché tutti quanti dobbiamo assolutamente debellare questi fenomeni. La giornata si è conclusa con un elemento di novità. Per la prima volta nella nostra città un amministratore ha convocato il forum dei giovani, tra l'altro previsto dallo statuto comunale. Io su questo credo con male intento di costituire una volta al mese, lo stabiliamo insieme, sicuramente lo potremmo stabilire insieme ai rappresentanti di istituto, potremmo creare una specie di consulta in modo tale che l'amministrazione vuole fare carico di dare il contributo così come in questo momento per affrontare, e se ci sono delle competenze, se c'è un aiuto che noi come amministratori possiamo dare, anche perché conoscere e continuare a conoscere le problematiche dei giovani, degli alunni degli studenti sono problematiche che sicuramente rappresentano una fondamentale importanza nella società in cui viviamo. Quindi su questo possiamo assolutamente, come dire, iniziare questo dialogo con questa iniziativa su cui io oggi assumo formale impegno, per vederci, per dialogare, fermo restando, e ritorno al tema di questa giornata, che sicuramente come amministrazione, come amministratore, noi non condividiamo tutta questa serie di tagli che ci sono, non condividiamo la politica che questo governo sta attuando sicuramente nei confronti del mondo della scuola. Una vittoria per i giovani di Cassano che ancora una volta hanno mostrato il lato positivo di questa città, quello che vuole cambiare, vuole partecipare alla vita collettiva, vuole dire la sua. In bocca al lupo ragazzi.